Ciao a tutti amici viaggiatori e bentornati su Viaggiamo Easy. Se ancora non ci conosci, sappi che siamo un gruppo di ragazzi che ti porta a scoprire il mondo attraverso itinerari di viaggio. Cerca infatti nel nostro canale e troverai centinaia di destinazioni. Il video di oggi ci porta a scoprire Bodrum, una delle perle della Turchia. Mettetevi quindi comodi che partiamo subito. Incominciamo il nostro viaggio passeggiando lungo la marina. Qui possiamo infatti ammirare gli yacht e goderci una colazione turca in uno dei tanti bar sul lungomare. Dopo la colazione, invece, ci dirigiamo verso il castello di San Pietro, uno dei simboli della città che offre anche una vista spettacolare sulla baia. Per pranzo, invece, vi consiglio di provare un ristorante locale che serve pesce fresco, mentre nel pomeriggio passeggiamo per le stradine del centro storico, esplorando i negozi di artigianato locale e le boutique di moda. Concludiamo poi la giornata con una cena vista sul mare godendoci il tramonto. Il secondo giorno iniziamo invece con una visita all'anfiteatro di Bodrum, un'antica struttura greca che offre anche una vista panoramica sulla città e sul mare. Dopodiché raggiungiamo invece la spiaggia di Bitez per rilassarci, prendere il sole e fare anche un bagno nelle sue acque cristalline. Un pranzo al volo e poi via con un'escursione in barca per esplorare anche le calette nascoste e fare snorkeling nelle acque turchesi della costa. Al ritorno invece facciamo un aperitivo sul lungomare prima di cenare in un ristorante tipico. Il terzo giorno lo dedichiamo invece alla scoperta delle rovine di Alicarnasso, un'antica città greca famosa soprattutto per il suo mausoleo, una delle sette meraviglie del mondo antico. Dopo la visita ci spostiamo invece alla vicina località di Gumluk, famosa per i suoi ristoranti sul mare e per gustare pesce fresco e frutti di mare. Nel pomeriggio invece ci spostiamo sulla sua spiaggia e passeggiamo lungo il Moro godendoci la tranquillità del luogo. Questo conclude il nostro itinerario. Vi è piaciuta questa destinazione? Sono sicuro che almeno alcuni di questi luoghi non li conoscevate. Fatemelo però sapere nei commenti. Condividete poi il video con i vostri compagni di avventura e vi aspetto nella prossima destinazione.